Eccoci qua, siamo sul 728A dal ricovero Bellina, questo è il Monte Plauris e siamo arrivati in brevissimo tempo, un'ora e mezza, al bivacco Koi. Devo dire che è veramente carino, piccolo, essenziale, ma andiamo a vedere un attimino com'è dentro per capire se può offrire un qualche genere di riparo. La porta è stata riparata, questo video è attuale, 2013. Quindi se trovate altre informazioni su internet non sono corrette, adesso sono riparate le porte e l'interno hanno sistemato un po'. Certo, è veramente essenziale. Diamo un'occhiata velocissima ai criteri, c'è uno spargherino che funziona, l'abbiamo testato anche se arrugginito. C'è qualcosina per fare, ecco, come ha indicato Anubi, per fare un po' di legna qui attorno ce n'è, dai faggi ai pini, insomma, si combina. Una lanterna per fare un po' di illuminazione, quindi dai, calore, cucinare, illuminazione, siamo a posto. E parecchie cisterne d'acqua, d'accordo? Un paio sono vuote, un paio sono piene, sono cisterne da 15 litri, quindi insomma c'è un po' di lavoro di manutenzione, qualcuno che porta qui le cose, quindi non è male. Ristoro, no, non si può chiedere sinceramente ristoro in un posto come questo, ci sono delle bottiglie con dei peperoni sotto aceto, credo. E basta, insomma, non abbiamo visto tutto. Qua dentro, all'interno di questo armadietto, se si riesce a inquadrare, se c'è abbastanza luce, abbiamo delle pentole chiaramente in condizioni pessime, ovvio, e una moka e qualcosina per cucinare, quindi dai, anche questo non è male se siamo proprio in condizioni di emergenza. E per quanto riguarda il pernottamento, non devo portarvi in nessuna stanza perché è qui. Abbiamo questi tre tavolacci. C'erano anche i materassi, ma li abbiamo trovati sbrindellati qua da qualche animale, probabilmente un ghiro o qualcosa, o anche più di un ghiro per come li hanno ridotti. E un paio di strumenti per attrezzare qualcosina, insomma, c'è fil di ferro, ci sono un due secchi, dentro nei secchi ci sono delle piccole pale, quindi in condizioni di necessità si riesce a stare decentemente qui dentro. Non c'è puzza, non ci sono segni di escrementi all'interno, quindi comunque l'ambiente è tenuto adeguatamente bene e il panorama è speciale, ovviamente. Quindi, se dovessimo dare una valutazione a questo bivacco, in caso d'emergenza può fornire un punto d'appoggio decente. Il voto sicuramente è C. Non venite qua a dormire se non c'è necessità, ma se dovesse capitare, non vi trovereste affatto male. Questo è quanto.